Ok ragazzi, buongiorno. Oggi che capelli? No, sono tutti di spaia. Oggi torniamo sul Beigua, sentiero breve, un'oretta di cammino circa, e dal sentiero ornitologico, quindi destinazione Arenzano. Ecco la nostra destinazione di oggi, e ora andiamo su. Dobbiamo andare tipo in cima, quasi in cima al monte, abbiamo più di un chilometro di salita. Questo è il parcheggio dove si può lasciare la macchina gratis, se no c'è un parcheggio più in su ma molto molto più piccolo. E adesso andiamo, siamo arrivati al parcheggio del Chiurlo, però consiglio di parcheggiare sempre giù dove abbiamo parcheggiato noi, e di arrivare molto presto perché qua il parcheggio è piccolo ed è tutto occupato. La salita, sì, dovete essere allenati per farla perché è buona, di buona pendenza. Dal Chiurlo poi si segue il sentiero e si continua a salire. Dobbiamo ancora salire per circa 800 metri prima di arrivare al bivio, e comunque si inizia a vedere già un bel panorama sul mare e su tutta la costa ligure di Ponente, compreso il suo entroterra. Quella lassù, se si vede, è un poco di neve. Ok, siamo arrivati al bivio principale, diciamo. A sinistra si va verso il centro ornitologico, dove andremo noi. A destra invece si va a Passo della Gava, Passo del Faiallo, Crevari, Acqua Santa e Masone, Forte Geremia, collegamenti vari con la rete escursionistica Ligo. Ma noi andremo a sinistra e intanto ci godiamo. Sì, d'accordo, a me piace di più la montagna, ma anche il mare, visto da questa distanza, c'ha il suo perché. Siamo arrivati a destinazione. Permesso, grazie. E questo è quello che si vede. Boom, ciappa! Ciappa, ciappa, andiamo. Beh, lì sembra una microstazione. Tutto quello che dite verrà registrato e pubblicato su YouTube come minaccia. Che odore di cannella. Adesso vi faccio, dopo che ho fatto la panoramica, vi faccio vedere la causa di questo schioppo. Eccola qui, guarda che subito. Comunque qui è bellissimo e vi consiglio di andarci. Lungo il sentiero di ritorno, guardate che bello questo presepe nel bosco, protetto da una sottospecie di ripaio quasi naturale, oserei dire. Veramente molto bello. Sono tutte le particolarità che uno incontra anche quando va in giro, che non se ne accorge. Molto bene. Questo è l'ultimo bivio, ormai il sentiero praticamente lo stiamo finendo. E adesso se si va in su si va alla Gava e da lì ai sentieri che ho detto prima. Ma noi andiamo in giù fino a, vi faccio vedere dove, siamo un poco contro luce, però scendiamo fino a questa zona qua, più o meno, non alla collina, ma non alla pineta volevo dire, ma prima. Qua sotto, abbastanza sotto, abbiamo dove abbiamo parcheggiato la macchina dal Muvita. E questa è il bar dove abbiamo fatto merenda in paese ad Arenzano alla fine della passeggiata.
e adesso proseguiamo sul lungomare e poi andiamo verso la macchina e vediamoci un giretto della piazza di Arenzano.